Ciao, bentornati sul canale, benvenuti a serie 10 mattinine al giorno per 10 giorni. Oggi lo dedichiamo alle Porsche, oggi apriamo 10 Porsche della Hot Wheels, mi raccomando, la Hot Wheels. Quindi oggi 10 Porsche Hot Wheels, quella è un po' più uscita adesso, quella uscita in precedenza, anche ce ne abbiamo un po' lì. Da quello di Porsche abbiamo due valigette da 65 posti, quindi ne abbiamo veramente tantissime. E allora iniziamo con questa, Porsche 993 GT2, Hot Wheels Exotics, questa qua, questa è una di 10, questa qua è uscita nel 2021, quindi non l'avevamo aperta, guardate che bella questa qua, questa Porsche. Oggi è una giornata dedicata alle Porsche, quindi se siete appassionati di Porsche non perdetevi questo video, altrimenti guardate anche tutti gli altri lungo il canale, ci sono quasi 600 video, quindi dedicati tutti alle macchine della Hot Wheels, Matchbox e Majorette principalmente. Questa è una 2012, animalesia, questa una Porsche 993 GT2, bella davanti, alettone, fianco e dietro niente, dietro una macchia di una montagna di pittura, una montagna, non si capisce neanche quali sono i fanali, no, vabbè dai. Ricordatevi, sono macchinine per bambini, quindi è giusto che siano anche un po' così, per far giocare i bambini. Noi le collezioniamo, ma non possiamo pretendere, perché se vogliamo delle macchinine tutte dettagliate le paghiamo 10 euro invece che 1 euro, 1,50 euro, 2 euro, 3 euro, insomma. Quindi sono macchinine che in America venivano vendute a 0,99, 0,95 più qualche tassa, quindi diciamo il prezzo è quello, era sugli euro, dai, su 1 euro l'una, quindi non possiamo lamentarci. Questa Porsche 935 Retro Race, questa 2022, pensavo fosse di quest'anno. Vediamo un po' questa Retro Race, la Porsche 935. Questa è fatta in diverse colorazioni, ce l'abbiamo adesso in questo bluette qua, bellissimo. Guardate che bella questa, questo bluette qua, Cosa ne dite? Molto bello, guardate. Blistein, una bella grafica, bei cerchi, bella grafica laterale, davanti non si capisce bene perché c'è un po' di plastica, perché poi c'è il fanale scomparsa, questa qua, scomparsa da gara, qui non c'erano neanche i fanali, e dietro così, vedete qua si vede, intravede la vecchia Porsche, e poi l'avevano allargata così, l'avevano un po' modificata appunto per allargare il passo posteriore, poi questo alettone, bella bella, diciamo che era la base, la 993, vedete, però poi l'avevano tutta modificata, il prese d'aria, perché c'era il motore posteriore come tutte, però l'avevano un po' tutta modificata per le gare, quindi questa è così, guardate, questi cerchi dorati. Andiamo avanti, una moderna, una Porsche Taycan Turbo S Green Speed, questa è 2021. Queste hanno fatto diverse colorazioni, oggi apriamo questo bordo qua. Ecco qua, questa ha quattro porte. Guardate davanti, dettagliata, dietro anche, oh che bella! Che bella che vedete dietro, tutte le luci, la scritta Porsche. Turbo S, una targa, davanti così, una macchina che può piacere o no, una quattro porte, quindi insomma una macchina un po' diversa rispetto alle classiche Porsche, però per gli uomini d'affari, per chi ha famiglia, insomma, può venire bene, una macchina diversa, invece di comprarsi un Audi, una BMW, si compra una Porsche di questo tipo qua, compratevi le Maserati quattro porte, va che è meglio così, diciamo, date un po' di soldi alle nostre aziende, però vabbè. Questa Porsche qua, bella, i Maserati non ne fanno neanche una di Hot Wheels. Porsche 356 Outlaw, questa Hot Speed Graphic, guardate che bella della Gulf. Queste sono le Porsche d'altri tempi, la 356. Questa è un 2021, ma chissà perché sono rimaste di queste macchine. Magari ce l'avevo già aperta, la sto riaprendo di nuovo, vabbè. La felicità di Grafio, questa peccato, non ha nessuna personalizzazione oltre alle grafiche Gulf, 68, vedete? Bella.
la classica questa, 3, 5, 6, la classica, queste qua, poi c'erano queste macchine qua che derivava pure dal maggiolino, quindi potenza minima, non erano neanche 90 cavalli, una potenza minima, poi da lì è nata poi la vettura sportiva, Poi è nata la vettura sportiva come questa, questa sì che è una macchina potente, 911 GT3, factory fresh, in questo nero opaco, questo è un 2022. Poi da lì il passo è stato lungo, ma alla fine hanno fatto dei gioielli, perché i veri appassionati sono amanti anche di queste, Gli appassionati sono amanti di questi, gli amici porscisti che non li stacchi da queste, da questo modello qua, perché proprio la 356 per loro la considerano un must. Poi però è arrivata lei, e cosa prendereste voi, questa o questa? A me piace una moto d'epoca, per carità, però andrei su questa, questa sì che viaggi, cavolo, guardate com'è larga. Questa è una GT3 2021, opaca, guardate che bello. Wow, che bello dietro, vedete? La targa, 911 GT3, scritto Porsche, bellissima. Davanti, bella, sarà questa una Mayland veramente bella, Vedete, riuscite a vedere perché è tutto nero. Molto bella, sta qua, c'è il tettuccio trasparente. Buonin, che macchina. Che scalettone, l'estrattore dietro. Voi cosa preferite, una moderna o una d'epoca? Io questa. Questa almeno viaggi, ti diverti, schiacci la scanni e la limpo, non puoi farlo. E questa invece cosa ne dite, la Porsche 914 Safari? Questa è uscita diverse colorazioni, è stata un po' più uscita, 2021, uscita in giallo, in blu e in bianco. A me manca quella blu, mi sembra. Devo cercare, non so se ce l'ho quella bluette. Questa è bianca, la Safari. Eccola qua. Che macchinetta la Safari, questa qua. Questa è considerata la Porsche, un po' dei poveri, no? Ai tempi. Però era pur sempre una Porsche. Eccola qua. La Safari, questa non è malvagia, se chi effettivamente l'aveva trasformata e l'aveva usata per fare i Safari, senza andare a spendere su una 911, avevano preso questa qua e l'hanno trasformata, la 914, vedete, Safari, scusate, la tosse è 2020, bella, uscita in giallo e anche azzurrina, adesso in bianco, bene. Questa a 935 in rosso, è come l'altra, però questa è in rosso, nel 2022. Hot Wheels Turbo. Guardate un po'. E si è diversa rispetto all'altra, vediamo un po'. Sì, anche perché sono due macchine diverse. Adesso pensavo fosse la stessa, ma sono macchine diverse. La 935, la 935, però sono due macchine diverse, completamente diverse, vedete? Di epoche diverse, sembrano. Questa è più alta qua, questa è più bassata. Sono di epoche diverse, su base di Porsche diverse, Vedete? Completamente diversa. Bella, questa è del 2021, il 2022 messa in vendita. Cosa ne dite? Cosa vi piace delle due? Quella blu però è più antica, come macchina, come modello. Dai, andiamo avanti, prendiamo un po' qualcosa di recente. Questa 911 del 71, questa è Magnus Walker, che sapete, il preparatore di Porsche, Retro Race, questa è 2023, è uscita quest'anno. Ne avevamo già di queste, Ne avevamo già una riproposta quest'anno, cambiando un po' il pianale. Ne avevamo diverse di queste, Magnus Walker,
dove c'è proprio il marchietto, vedete qua, Urban Outlaw, vedete che bella, Momo 277, bellissima, eh? Magnus fa delle Porsche, le modifica bene, le aggiorna, sono molto belle, peccato i fanali, e beh, pittura remo dietro, va bene, bella questa, era già uscita in precedenza, negli anni passati, eh? Adesso poi le vado a vedere, le metteremo su Instagram, dai, se non l'hai fatto, guarda qua sotto, ci sono tutti i link del nostro Instagram, è un lavoro, perché poi fare video, foto, mamma mia, quanto tempo, ci vorrebbero giornate da 54 ore. Andiamo avanti, questa, Porsche 911 GT3, Porsche 911 GT3, Porsche 911 GT3, eccola qua, in nero opaco e in bluette. Questa 199-250 è uscita nel 2022. Magari queste le trovate ancora, eh? Fatto refresh, queste magari le trovate ancora perché c'è ancora chi vende, qualche Toys vende, addirittura la torsa di un Toys c'aveva il 2020, infatti ho preso quelle che mi mancavano. Poche, ma me ne mancava qualcuna, guardate che bella dietro, vedete, si vede un po' di più con questo bluette qua, si vede un po' di più e si vedono un po' più dettagli con questo bluette che col nero, però bellissime tutte e due, bellissime tutte e due. Voi quale preferite, quella bluette o la nera? Nella realtà bluette è questa come la mia coupé, nera è molto aggressiva, però sotto al sole questa impazzisce. Ah, forse la bluette. Dai, andiamo avanti. Cosa abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E l'ultima. E l'ultima. La 935. Questa, anche questa è la Magnus Walker Hot Wheels Race Day del 2021. Che questa l'avevo tenuta da parte. Non l'avevo aperta. Io lo sapete, ho degli scatoni pieni di macchine da aprire. Per non parlare delle premium. Premium, Team Transport, ecco 277, vedete le due versioni, quindi questa è la versione un po' più leggera, questa è la versione un po' più cattiva, eh? Un po' più cattiva, e questa è come questa, se non sbaglio, è la stessa, sì, la stessa macchina, vedete, questa è quella di Magnus Walker, le due, con la grafica classica che si riconosce, eh? Porsche, Porsche, guarda che belle, eh? Allora, vediamo un po', voi quale preferite? Mettiamole un po' qua. Volete quelle d'epoca? Preferite più quelle d'epoca o quelle moderne? Quelle d'epoca, questa, quelle moderne, e soprattutto questa. Voi quale preferite? Allora, io se dovessi scegliere, dicesse ok, sceglitene tre, prenderei questa, questa e queste tre. Prenderei queste tre. Voi quale prendereste? Dai, lasciatemi un commento. E mi raccomando, se non è ancora fatto qua, iscriviti al canale. E se vuoi vedere gli altri video, lì puoi vedere il video di ieri. Domani usciamo con un altro video, con altri 10 Hot Wheels. Mi raccomando, condividi con i vostri amici, con i tuoi amici, perché voglio arrivare a quota 1000, almeno il minimo sindacale. Così andiamo avanti con altri 10 macchinine al giorno, questa volta della Matchbox. Faremo un'altra tornata di 10 Matchbox al giorno per 10 giorni, anche lì ne ho tantissimo, degli scatoloni pieni da aprire, cioè il nuovo in parte, ne ho tantissimo. E niente, dai, questa è una piccola serie di Porsche. Di Porsche abbiamo due valigette da 64, da 65 poi posti, quindi insomma ne abbiamo più queste, più altre sparse lì anche ne abbiamo diverse, quindi ne abbiamo tantissime Porsche. Dai, ci vediamo alla prossima, ciao!